What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Ori and the Will of the Wisps. Mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate che il vostro sostegno qua like è assolutamente fondamentale affinché io sappia che volete continuare a guardare questa serie, per cui vediamo di raggiungere almeno i 50 like ragazzi. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi. Allora, il nostro attuale obiettivo è appunto quello di trovare il guardiano della palude Quolok, perché probabilmente lui ci aiuterà appunto a ritrovare Q. Ci ricordiamo che sono stati separati ragazzi durante il primo volo di Q in una brutta tempesta. Per cui, allora, non so perché ragazzi effettivamente dalla mappa comunque sono spariti tutti quanti gli oggetti che avevamo trovato, perché qua per esempio, che io ricordi, c'era una chiave di volta, però adesso non si vede più. Però poco importa ragazzi, non perdiamo tempo. Avevamo acquisito la bellezza di diverse abilità, tra cui questa spada di luce, il doppio salto e poi la capacità di restare attaccati alle pareti su cui ci arrampichiamo. Per cui questa cosa direi che è grandiosa ragazzi, cioè mi aveva lasciato molto molto contenta in effetti. Perché allora la questione di rimanere attaccati ragazzi è super comoda, perché non ci mette tutta la furia di dover saltare via. Quindi allora dovremmo esserci. Andando di qua adesso dovremmo avere ragazzi la capacità appunto per... Oh merda, su un nemico, facciamolo fuori raga prima che ci faccia del male. Ah eccola, adesso è visualizzata ragazzi, vedete, evidentemente bisogna stare nel... Aia, porca vacca, le spine di merda! Oh, ma vi rendete conto che mi sono fatta male due volte? Ok, così... vabbè, però se ci metti fin troppa foga, Ori, non arriviamo mai. Ok, allora, uno, due, vedete com'è comodo ragazzi il fatto di rimanere attaccati alla parete, comodissima, ed ecco qua... Finalmente siamo riusciti a racchiappare la seconda chiave di volta, quindi adesso possiamo tranquillamente passare di qua ragazzi. Ok, allora, quest'acqua di questo colore così violaceo non me la racconta molto buona effettivamente, quindi evitiamola perché magari c'è qualcosa che non va, che dobbiamo assolutamente evitare. Ecco qua. Continuiamo intanto a raccogliere i dindini. Oh! Ok, per fortuna qua c'è un qualcosa per curarsi. Saltiamo di qua, vediamo ragazzi dove ci porta questa nuova strada. Intanto queste melme che vanno in giro direi che sono alquanto fastidiose. Ok, possiamo spaccare tutto. Ta-ta. Facciamo fuori anche questo. E mi sa che non ci resta che saltare giù di qua ragazzi. Allora, ah, da qua, ok, cadiamo praticamente verso dove... Ah, sì, qua, insomma, qua sopra, ragazzi, da dove eravamo arrivati? Vi ricordate che eravamo caduti giù? Qua comunque non avremmo potuto aprire... Ok, piano, piano. Bisogna avere un minimo di concentrazione e anche un minimo di guscio di culo col tempismo, se la concentrazione va a quel paese. Ah, perfetto, continuiamo di qua. Qua pure possiamo spaccare. Stiamo praticamente tornando su ragazzi. Con le abilità che abbiamo acquisito appunto abbiamo la possibilità di tornare da dove eravamo arrivati. Allora infatti adesso ragazzi possiamo procedere. Oh minchia, non volevo picchiarlo. Parliamo con il Moki. Sei uno spirito? Allora trema spirito, e davanti a te Mok il coraggioso. Non particolarmente convincente, lo so, ma sono coraggioso. O lo sarei se avessi un trofeo. Un trofeo come il teschio di un ululo. O magari anche solo una zanna se la testa è troppo pesante. Amico, ma mai visto a me? Ma mai visto a ululo? È tipo 10 volte me, come faccio a portare il suo teschio? Ho sentito ululo combattere verso est. Magari ne ha persa una lungo il cammino? Ok, nuova missione secondaria. Attenzione ragazzi, questa è una missione secondaria. Quindi se dovessimo portare una zanna di ululo a questo Moki, probabilmente appunto ci darà una ricompensa. Come potete vedere ragazzi è una sorta di cristallo, probabilmente una roba del genere. Un po' di coraggio in più. Trova per lui una zanna di ululo. Perfetto. Quindi quella principale ragazzi ce la mette lì sopra al centro, vedete?
Per cui adesso finalmente non ci resta che andare a cercare questo... Aia, la Concita è tua ermana. Oh, regà, vaffanculo, va. Resta lì. Ciao, non sei capace di tornare su. Povero scemo. Povero, povero scemo. Allora, possiamo... Aspettate, No, non ce la faccio. Ok, perfetto, qua mi potevo aggrappare. Vabbè, come non detto, andiamo, non perdiamo troppo tempo. Per fortuna qua abbiamo una sfera curativa. Oh, mannaggia. Vedete, bisogna stare attenti, ragazzi, quando si salta, perché non si sa mai dove si può andare a finire. Ok, 1, 2 e voilà. Oh, eccola qua, raga. Già è qua. Beh, io direi, visto che siamo così vicini, direi di tornare indietro, ragazzi. E ti porto una zanna di ululo. Eccola qua, guarda che t'ho portato. Oh, una vera e propria zanna di ululo. Adesso nessuno dubiterà di Mock il coraggioso. Il punto è che tu sei un grandissimo raccontafregnace, perché non l'hai raccolta te. Vabbè, questo è per te. Sono coraggioso ma anche generoso. Tutte le qualità del mondo c'ha lui. Grazie, eccolo qua, ragazzi. Minerale dei Gorle, che trovato del minerale nelle mani di un abile artigiano potrebbe servire per riparare delle strutture. Ok, probabilmente scopriremo più avanti, ragazzi, a cosa serve nello specifico, perché adesso non c'è stato ancora spiegato come poterli utilizzare. Per cui adesso di nuovo, ragazzi. Oh, porca miseria. Riavviamoci di qua. Porca vacca. Oddio. Oh, che culo. Va bene. E adesso? Raga, ogni tanto c'è sta una novità. E adesso? Dove minchia vado adesso? Questa è bella, raga. E adesso non lo so. Cioè, devo per forza ritornare di qua. Perché, cioè, per andare lì a destra, ragazzi, la strada è questa qua. Però più in alto di così io non posso saltare, eh? A few moments later. Allora, ragazzi, la conclusione a cui sono arrivata è che se non riesco in nessun modo a salire di qua, perché è chiarissimo che è di qua probabilmente che si debba andare, probabilmente mi sono lasciata magari qualcosa indietro. Perché vedete, per esempio, di qua, ragazzi, si può andare. Magari mi serve una nuova abilità che non ho ancora e che devo trovare però qua intorno. Per cui non mi resta, ragazzi, di nuovo che andare un pochettino in esplorazione. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare, ragazzi. Magari qualcosa mi son persa. Allora, di qua questo per esempio me l'ero perso. Vabbè. Ok. Qua è da dove siamo tornati un attimo fa, effettivamente. Adesso che ci faccio caso. Però, ripetiamo, magari... Ecco, giusto sulle spine, raga, ma si può essere più sfigati. Magari c'è qualcosa di qua che non ho esplorato, che mi è sfuggito. Ah, di qua infatti si può spaccare il muro, ragazzi, guardate un po'. È vero, magari sono dettagli a cui uno non fa molta attenzione. Qua ci possiamo aggrappare al muschio, infatti. Ok, e vediamo un po', ragazzi, se qua intorno c'è qualcosa. Oh merda, ma perché non vomiti addosso a tuo fratello, scusami. Minchia, pure l'esplosione fa male. Ma pensate, sta lumaca di merda, raga. Sta lumaca di merda. Allora, qua su non c'è più niente, per cui dobbiamo procedere, ragazzi, arrampicandoci di qua. Benissimo. Oh, qua c'è qualcosa. Oh, frammento di cellula vitale, grande. Ok, questo, ragazzi, per esempio, ecco, è super utile, specialmente se io finisco continuamente sulle spine così, in maniera così veramente vergognosa. Per cui mi sa che non ci resta, ragazzi, che provare ad andare di qua e vedere di qua ancora di più se c'è qualcosa di utile. Ah, qua tra l'altro, ragazzi, ecco, pure questo muro si poteva spaccare. Oh. Ok, trovare un altro per aumentare la vita massima. Ottimo, perfetto. Comunque è bene, ragazzi, riuscire a trovare queste cose in giro, perché veramente, comunque, in certi momenti sicuramente sarà utile avere la vita massima alta, ragazzi. Questo poco ma sicuro.
Per cui allora saltiamo anche di qua adesso e vediamo che altro mi sono persa qua intorno. Perché ragazzi, deve essere sicuramente così, nel senso, il fatto è che mi sono persa per forza qualcosa, qualche altra abilità, magari è un modo per poter saltare più in alto, non lo so, perché lì io non avevo proprio modo per poter continuare. Qua posso spaccare tutto e c'è. Ottimo, e ho ottenuto un frammento spirituale. Infliggi e subisci più danni. Come subisci più danni? Mentre i danni inflitti e subiti. Allora che cavolo serve? Scusate regà, Ok che li aumenta, però li infligge anche. Quindi bisogna stare più attenti. Questo è il significato in pratica. Ok, infatti ragazzi, è di qua che dobbiamo andare. Vediamo un pochettino, Ok, questa cosa è un aspetto importante. Infatti, per assorbire la luce, guardiamo ragazzi, magari è qualcosa di importante. Tac! Rigenerazione. Acquisito una nuova abilità. Tieni premuto LT per assegnarla. E vabbè, quadrare consuma energia per recuperare vita. Quindi sarebbe a dire consuma quella azzurra per recuperare vita. Allora, il pendente spirituale l'assegno a questo e vabbè. Ah, e qua c'è l'altra abilità. Perfetto, l'assegno ragazzi a triangolo, poi ho detto triangolo, ok. Magari poi vediamo un pochettino come funziona. Ok, allora qua abbiamo fatto, quindi dobbiamo procedere qui a sinistra ragazzi, perché vedete comunque la mappa è molto vasta, quindi c'è qualcosa che mi sono lasciata indietro. E dai, tu resta lì, sta buono. Io direi di provare ragazzi ad andare prima di qua di sopra. Oh, ce l'ha con me, Ce l'ha con me. Porca miseriaccia, oh. Proviamo ad usare ragazzi questo. No, vediamo un po'. Ah, ok, ok, bisogna tenere premuto ragazzi. E vedete, consuma una palla celeste, insomma energia per recuperare vita. Ok, io come ho riassegnato ragazzi la spada di luce, continuo a premere cerchio erroneamente. Allora andiamo su di qua, vediamo. Ok, di qua c'è qualcosa. Oh, è questo? Lupo. Saluti viaggiatore, sono Lupo, straordinario cartografo. Beh, non hai proprio l'aspetto di un lupo però. C'è stata una bella tempesta, le mie mappe si sono un po' inzuppate, quindi posso dartela a metà prezzo, ok? D'altronde gira voce che tu sei alla ricerca di un'amica. E cosa c'è di meglio di una mappa quando cerchi qualcosa? Allora, vuoi acquistare una mappa di questi acquitrini per 25 luci spirituali? Direi assolutamente di sì ragazzi. Magari adesso ci mostra tutta la mappa. Quindi è importantissima sta cosa. Bello anche il dettaglio ragazzi. Oh, ecco. Così adesso sì che sappiamo. Ah, comunque di qua ragazzi non si va da nessuna parte. Attenzione. Oddio, sembrerebbe manco di qua. Però vabbè, comunque. Grazie zio, grazie. Ok, era proprio quello che ci voleva. Grandioso regà. Così adesso sappiamo per bene quanto ancora è vasto più o meno questo posto. Ok, probabilmente è un personaggio che ritroveremo in tutti gli scenari, probabile. Magari sì, perché se magari per ogni scenario possiamo acquistare una mappa. Comunque, sta mappa ragazzi non è costata nulla, è stata veramente molto economica. Allora qua per esempio ragazzi, questo oggetto che vediamo appeso, secondo me, perché Ori nel primo Ori ragazzi abbiamo l'abilità che praticamente poteva fare tipo uno slancio in alto. Infatti per arrivare là sopra ragazzi ci serve utilizzare quella sorta di abilità lì, quindi probabilmente potremo ritrovare quella stessa abilità qui. Ok, allora qua non sono riuscita ad arrivarci, però tu magari muori, quindi mi fai un grandissimo favore, grazie. Ah, qua non ci arrivo perché questo coso. Ah, almeno sono riuscita a spaccarlo. Perfetto, sono riuscita a recuperare questa cosa qua. Qua finalmente possiamo passare. Attenzione. Quindi dobbiamo fare particolarmente attenzione di nuovo. Ok, ottimo.
e ottenuto un frammento spirituale diminuisci i danni subiti. Però ragazzi, si possono usare soltanto 3 abilità alla volta, attenzione, per cui quello che abbiamo adesso aumenta i danni inflitti ma anche quelli subiti, mentre questo diminuisce soltanto quelli subiti. Io direi per ora di lasciarlo così, in caso ci dovesse servire. Ragazzi, ok, allora per andare di là bisogna fare il giro. Ah, qua c'è un frammento, ragazzi. Però bisogna scendere di qua da qualche parte, allora. Ma non so, si potrà scendere magari avendo qualche altra abilità, non so, perché adesso di certo non ci possiamo arrivare. Allora, saltiamo di qua e... Perfetto, prendiamo sti altri dindi che possono essere sempre utili. E vediamo un pochettino. Allora, è per questo magari, ragazzi, che il gioco dura un po', perché ovviamente prima magari di poter procedere con la storia bisogna esplorare per bene il mondo che ci circonda. Ecco perché magari la trama non è così immediata. Allora, procediamo di qua, ragazzi. Io penso siamo alla ricerca di una nuova abilità, fondamentalmente, che ci permetta appunto di darci qualche slancio o comunque una cosa del genere. Per cui non ci resta che continuare a procedere per poter trovare magari zone che poco fa erano inaccessibili, perché adesso abbiamo il doppio salto, abbiamo la possibilità di rimanere comunque attaccati alle superfici. Ahia! Alle superfici. Dobbiamo trovare zone, ragazzi, che non abbiamo potuto raggiungere fino a poco fa. Allora, qua mi ricordo. Proviamo ad andare su, sempre che io ci riesca in qualche modo. Non ce la farò mai. Ok, arrampichiamoci di qua e andiamo, cercando di fare attenzione alle maledette spine. Procediamo di qua. Come ci arrivo lì, ragazzi? Non ci posso arrivare. Così non ci arrivo. No. Raga, non ci arrivo manco se me sparo lì, Allora, per esempio, qua sotto, ragazzi, si può procedere. E qua c'è un albero ancestrale. Magari è quello che ci serve adesso. Per cui il punto è che da qua non possiamo scendere. Qua non possiamo scendere, raga. Quindi dovremmo trovare un'altra strada. A few moments later. Ok, continuiamo a scendere. Perché ci dovremo poter arrivare, ragazzi, a quell'albero ancestrale. Io sono sicurissima. Procediamo di qua. Io mi auguro che non ci siano altri impedimenti. Perché lì ci deve essere l'abilità che ci serve, ragazzi, probabilmente. Ah, ok, perfetto. Da qua posso saltare. Ottimo. Prendiamo pure questo, ragazzi. Ok, un altro cristallo, cos'era? Minerale, ok, minerale dei Gorlek. Perfetto. E adesso, ragazzi, scendiamo di qua. Lumaca di merda, prima mi ha fatto malissimo. Ok, è pure sto coso appeso, mo? Che schifo. Oh, almeno mi ha dato un po' di dindini. Perfetto, ragazzi, allora qua mi sa che non c'eravamo mai arrivati prima da adesso. Ecco, infatti, non posso manco procedere. Non posso procedere, ragazzi, di qua. Io non so più cosa fare, ragazzi, ve lo giuro. Vedete, è pieno di spine e serve l'abilità che ci dà lo slancio, ragazzi. Ma devo tornare su di qua, in qualche modo. Non lo so, ma andare di qua. Perché, cioè, vi renderete conto che così io devo tagliare un sacco di parti, ragazzi, del video. E quindi il video non arriverà mai a durare 50 minuti. Se io registro per un'ora, ma ci sono un sacco di parti che devo tagliare via, cioè dovrei registrare tipo per un'ora e mezza e più, raga. Di sto passo non so se lo finirò in tempo, sinceramente, perché pensavo potesse essere un po' più immediata la cosa, sinceramente. A few moments later. Allora, ragazzi, sono tornata qua sopra e quindi vediamo un po' effettivamente se da qui posso raggiungere qualche altra zona. Cos'è sta roba? Ofer. E chi è Ofer? Vediamo un po', ragazzi. Oh, che è una sorta di saggio. Sei qui a goderti il panorama? Incantevole, non trovi? Ammira la sorgente in tutto il suo splendore. È già passata un'intera generazione di mochi da quando le ruote del mulino hanno girato per l'ultima volta. E gira voce che ci sia... Una notevole che? Che ci fa stridula qui? Bello il nome!
Qualcosa deve averla spinta a scendere dal trespolo, forse una minaccia? Di certo non tu, hai una rinocua, dobbiamo fare qualcosa a riguardo. Per tua fortuna io sono un maestro d'armi. Oh! Ti interesserebbe perfezionare le tue abilità? Posso offrirti un bello sconto sul tuo primo acquisto, quindi scegli con attenzione. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo, ragazzi. Allora, sono ragazzi attacchi, praticamente, figata sta cosa. Evoca una sfera spirituale che attacca al tuo posto. Un colpo forte e veloce contro i nemici, distrugge il terreno instabile. Questo potrebbe essere interessante, ragazzi, per adesso. Anche questo distrugge il terreno instabile, mentre questi altri no. Io direi di approfittare, ragazzi, di prendere uno di questi. Questo tra l'altro consuma energia, però attenzione, scaglia una potente lancia di luce, consuma tanta energia. Per cui io direi più economico di prendere questo, ragazzi, per cui acquistiamo. Usa meglio che poi la tua nuova abilità, la prossima non sarà così a buon mercato. Grazie amico, grazie. C'è un tempio dello spirito nelle vicinanze, il posto giusto per dimostrare il tuo coraggio. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, fino ad allora tieni sempre pronta la spada e lo sguardo rivolto al cielo. Grazie amico, Allora, Offer dice che nella palude acqua nera vicino all'ingresso della valle di Quoloc vi è un tempio. Un tempio, perfetto. Però, adesso credo di poter appunto equipaggiare distruzione spirituale, ragazzi. Lo equipaggio con B. Ammazza! Micchia che roba! È potentissimo! Allora, ragazzi, noi però, attenzione, eravamo arrivati qua per cercare la nuova abilità. Per cui vediamo se possiamo arrivare più su, ma io ho i miei dubbi che qua possiamo arrivarci in qualche modo. Allora, da qua sicuramente no, raga. Da qua sicuramente in nessun modo, per cui o procediamo un attimo di qua e vediamo di riuscire a trovare un modo per salire. Cavacca, non ce la posso fare. Non ce la posso fare, raga. Non ce la posso fare. Ok, ce la posso fare. Buona, buona, buona. Allora, però non credo che troveremo un altro modo per... Oh! Oh! Questo mi ha dato un grossissimo slancio. Però forse è stato utile. Boom! Oh! Minchia, potentissimo. Ok, sto coso è potentissimo. Raga, non ci arrivo. Cioè, con tutto lo slancio che mi riesce a dare, non riesco ad arrivarci. Ma che veramente? Oh, di qua non c'è una cippa, raga. Devo riuscire. Merda. Ok, aspettate perché... Oh, vabbè. Ma posso metterci 3 ore per fare una semplicissima azione? Ah, guardate un po' che roba. Figa sta roba, raga. Ok, allora intanto prendiamo i dindi e poi ci diamo una bella spinta in alto. Oh, per procedere di qua. Perfetto. Allora, vediamo di qua, ragazzi, cosa abbiamo. Ma credo che qua ci siamo già stati. Oh, no, no, non ci siamo già stati. Credo proprio di no, perché io sto coso... Aia, la concetutia! Non l'avevo mai visto staffare. Allora, prendiamo questo e vediamo un po' cosa abbiamo di qua. Oh! Ah, ecco. Noi mochi abbiamo visto dove è caduto il piccolo gufo. Vicino alla casa che ci siamo lasciati alle spalle. Bosco silente. Bosco spaventoso. Oh, ottimo. Almeno abbiamo avuto notizie. La piuma! Mannaggia, Quoloc è gentile, Quoloc può aiutare a trovarlo, Quoloc, ragazzi. Oh! Mi sa che ci siamo, regà. Grazie, amici. Grazie. Non fosse stato per loro, col cazzo. Questa è la tana? È la tana di Quoloc?
Oh, sei tu? Ah no, Toc. Ah, è vero, lui è Toc. Lo sguardo del grande Quoloch si posa solo sui meritevoli. O così dice la leggenda. Ovviamente questo non è Quoloch, è solo una grossa statua, giusto? A pensarci bene non ha occhi. Come potrebbe posare lo sguardo su qualcosa? Futili leggende, va! Quindi non mi avete portato da Quoloch. Grazie ragazzi, utilissimi. Oh shit. Oh, svuotiamo dall'acqua schifosa. Ottimo. E grazie a te, Toc. Sei veramente utilissimo. Aspettate allora. Quindi è tipo una faccia. Effettivamente, sì. Però adesso possiamo scendere, ragazzi. Attenzione. Oh merda. Quella cosa là che pulsa non me la conta giusta per niente. Ok. Oh! Toc, vaffanculo, va. Allora, da dove è Toc? Si potrà continuare in qualche modo, ma probabilmente attraverso la statua. Probabilmente, quindi non ha occhi. Questo ci permette, ragazzi, di tornare indietro. Non ha occhi. Che cazzo significa non ha occhi? Bisogna trovare qualcosa che ricordi un occhio? Non lo so. Questo è un bel dilemma, raga. Questo è proprio un bel dilemma. Non lo so. Ok, riprendiamo un po' di vita, ragazzi, perché sennò mi sa che siamo messi un po' male. Vediamo un po', scendendo di qua. C'è un albero, finalmente! Nuova abilità, raga. Sì! Bam! Arco spirituale. Hai acquisito una nuova abilità. Ah, è per fare fuoco. Non è che serve chissà che. Pensavo servisse per saltare. Mannaggia a voi, mannaggia. Allora, vediamo un po', ragazzi. Spara una freccia di luce. Ok, quindi fondamentalmente serve a questo. Per cui per ora lo lascerei lì. Io speravo fosse un'abilità per saltare, sinceramente, ragazzi. Vabbè, mi sbagliavo. Ah, pensavo di poter arrivare lì su. Quindi qua non c'è più una cippa. E comunque vabbè, ma qua come torno su, scusate? No, mo non è impossibile che io non possa tornare su. Quindi qualcosa serve, raga. A qualcosa serve, proviamo a metterla qua. E anche in alto, in basso. Ok. Ah. Ottimo, guardate che figata, raga. Dai, spettacolo. Sta cosa mi piace, quindi posso attivare. Oh, anche questo. Oh, bello, raga. Permette di arrivare in punti dove prima non si poteva arrivare. Spettacolo. Ok, sta cosa mi piace. Si può sparare la freccia anche da appesi. Ovviamente bisogna stare attenti perché si scivola. Ottimo. Pietra oculare. Eccola, questa strana gemma a forma di occhio entrerebbe perfettamente in un'orbita oculare di pietra. Ottimo. Problema risolto. Ok, si può usare ovviamente anche contro i nemici. I nemici per esempio che volano. Oh raga, ok. Sta cosa mi sta intrippa troppissimo. Dai. Oh, ce n'è un'altra lì. Oh, piano. Aspettate, adesso la cosa... Oh, merda. La cosa si fa complicata. Ok, bisogna azzeccare il punto giusto. Lanciala. Ori! Porco zio, sono caduta fino a sotto! Serve energia spirituale per lanciarla. Quanto so scema, raga. Ma quanto so scema. Almeno sta cosa si rigenera. Ma vaffanculo, va pure te, mannaggia te. Oh, ma Ori. Oh, raga. Oh, e dai, con calma e sangue freddo si può riuscire a fare tutto. Ok. Vabbè, ma... Ok. No, mo lo dovrò rifare. Ah, non è a tempo questo? Ottimo, ragazzi. Allora, ho raccolto entrambe le pietre oculari. Per cui non ci resta che tornare da Toc, appunto. Ecco, mo c'è, cado di nuovo e mi incazzo come una belva. Allora, andiamo. Vediamo un po' in questo caso Toc cosa ci dice. Ah,
Perfetto, è automatico. Figo. Momento epico. Chi è Toc? Che dicevi, Toc? Che sono stupide leggende. Siamo nella valle di Quoloc. Io direi di recuperare un po' di vita, raga. Parlare con... Ah, c'è un personaggino qua, non l'avevo manco visto. Oh, lo straniero luminoso di cui parlano i miei clienti con tale suggestione. Dimmi, è normale cadere dal cielo per quelli come te? Ho incontrato molte stranezze nei miei viaggi, dopo tutto. Oh sì, alcuni cadono, alcuni volano, alcuni vagano in cerca di una preda, alcuni strisciano. Ma tutti sono clienti, sai, sono clienti che vogliono frammenti spirituali. Ci abbiamo pure i miglioramenti. I miglioramenti per le nostre attuali abilità, ragazzi. Allora, io direi... questo aumenta i danni del 15%, del 25%, ma aumenta anche quelli subiti del 25%. Per cui questo direi un attimo di lasciarlo così com'è. Per quanto riguarda il recupero, che potremmo comunque utilizzare... Ok, dai, compriamo questo. Compriamo questo miglioramento, ragazzi. Grazie a te per l'acquisto, grazie, grazie. Allora, direi di mettere il recupero, ragazzi, al posto di questo qua, magnete, magari. Allora, ok, togliamo questo, togliamo magnete, mettiamo recupero. Per ora magari di magnete possiamo fare a meno, ragazzi, Ma porca vacca! Ok, dobbiamo stare particolarmente attenti, questo adesso è chiarissimo. Ok, adesso non avendo magnete... Oh, madonna santa, che è quel coso? Ok, ci sono arrivata. Ah, comunque è una pietra, Aia! Una pietra tipo a forma di rana, raga. Una roba del genere. Qua che serve? Qua serve un oggetto viola, mi sembra di aver capito. Solo, ragazzi, che la cosa che mi preoccupa adesso... Ah, ok, giusto quello che mi serviva, ragazzi. Un altare dello spirito, quello che è, per cui. Vediamo una... ma qua è pieno di... Ma non ci arrivo. Mannaggia a me! Ma lì non ci arrivo. Cioè, chiedere troppo. Ah, aspettate. Aspettate. Ah, infatti, ecco com'è che funziona. Allora sì. Allora ci siamo. Allora ci siamo. Qua possiamo rompere qualcosa, sembrerebbe di no. Per cui mi devo tra l'altro, ragazzi, pure sbrigare, perché mi si sta per scaricare la macchinetta. Purtroppo oggi ho perso fin troppo tempo. Ok, andiamo. Qua c'è una leva, tiriamola. Ovviamente. Ah, adesso ci svuota. Perfetto. Per cui... Oh, merda, devo cadere sulle spine, raga. Non posso fare a meno di cadere sulle maledette spine io. Allora, io là sopra mi sa che devo arrivare. Cioè, di qua che ci sta forse l'oggetto che ci serve, raga. Però per ora non ci arriviamo manco per il ca. Ok, se qua è pieno d'acqua, che cosa pretendete che faccia? Forse devo ricolpirla. Ok. Porca miseria, oh, per una volta che ero stata veloce, che ero stata attenta. D'accordo, allora. Bisogna pure, ragazzi, fare attenzione agli enigmi ambientali. Eccola là. Senti, va a cagare pure te. Tanto qua comunque non ci arrivo. Per cui... Ok. Vabbè, diciamone sì. Qua non passo, qua non si passa, raga. Porca miseria, sto cadendo. Ok, mo da qua non si passa più, ragazzi, perché non mi fa saltare oltre questi affari qua. Ottimo. Ottimo di... Ah. Mizzica, bisogna fare attenzione pure a queste cose. Ma non ce la farò mai. Impossibile, ragazzi, guardate, appena mi rialzo si richiude. Ci serve qualcosa qua. Qua sopra c'è un masso. Qua sopra c'è un masso. No, Ori, mira su, grazie. Ecco. Ok. Ah, ecco, a posto.
Ottimo, ottimo, ottimo. È andato giù. È andato giù. Perfetto, per cui adesso dobbiamo farlo passare. Ecco, ah ok, niente, ci serve la parte di sopra, ragazzi, aspettate, eh. Ok, allora. Intanto chiudiamoli tutti e due, va. Ok, perfetto. Per cui adesso mi serve quello di sopra. Ok. Ci serve questo, ovviamente. E, ok, sì, dobbiamo fare quello che ho fatto io poco fa, ragazzi. Farlo andare qua sopra adesso. Ecco, possiamo tirarlo, mi auguro. Ok. E adesso chiudere l'altro. Perfetto, perché adesso questo si sbloccherà. Perfetto, ci porterà di qua. Ottimo. Ecco fatto, adesso sì. Adesso il problema è risolto. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Perché sta vibrando tutto il mondo qua? Che succede? Ok, ha smesso di vibrare, per fortuna, ragazzi. Oh! Oh 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 oh. Ok. Scendiamo qua. Prendiamo questo. E quindi serviamoci di questo. E poi di quello lì. In fretta però. Perfetto. Comunque è figa, ragazzi, tutta sta cosa. Per quanto sia un po' rognosetta tutta sta questione degli enigmi ambientali eccetera, è figa. È figa come cosa. Ok, ragazzi, a me effettivamente non rimane molto tempo. Però, ragazzi, non sono riuscita. Non riesco a raggiungere l'altare dello spirito, se si chiama così. Non mi ricordo, per poter salvare. Ok, allora, lumaca di merda, tu muori, grazie. Allora, questo servirà a salire su. Cioè, a tornare su. Ok, bisogna essere pure abbastanza rapidi, ragazzi, in certi casi. No, porca vacca. Guardate che pezzi di merda. Che non arrivava fin lì. Raga, non ci arrivo. Ma perché non ci arrivo? Dai. Oh, mo sì. E adesso? Non lo so, raga. Vabbè, allora. Tutto sto casino per che cosa nello specifico? Cavacca. Allora, qua c'è un'altra leva, tiriamola. Ah, ecco, perché adesso lì si apre, giustamente. Ovviamente sì. Perfetto. Raga, probabilmente la macchinetta si spegnerà, si spegnerà. Su Ori. Ok, e ok, ok, perfetto. Sono tornata qui. E adesso? Oh, raga, io sto per morire, a proposito. Me ne sono accorta giusto adesso, eh. Attenzione, eh. Dovevo usarla per forza. E adesso? Cioè, che io sono andata di qua. Ah, perché io adesso ho abbassato l'acqua, è vero, il livello dell'acqua. Quindi di regola posso andare giù. Ah, però, se non chiudo questo... Oh, senti, eh. Ok. Allora, possiamo scendere adesso. Perfetto, ottimo. Fantastico, vaffanculo, va. Ok, vorrei recuperare queste sfere qua. E scendiamo adesso. Ok, allora. Di qua c'è questo, ottimo. C'è più niente. E vediamo un po', ragazzi, dove riusciamo ad arrivare andando di qua. Perfetto, adesso che il livello dell'acqua è sceso. Ok, ovviamente io proverei, ragazzi, ad andare su. Se possiamo arrivare su in qualche modo. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Attenzione. Perfetto. Per vedere se riesco a raggiungere, ragazzi, l'altare per salvare, più che altro. Allora. No, no, non ci posso comunque arrivare perché lì non ci arrivo, raga. Io non so perché mi stanno facendo questo. Non lo so, proviamo ad andare più giù.
Vediamo un po' dov'è il problema. Oh merda. Vabbè. Oh, ma andate a fanculo, minchia, tutti voi. Ma che è? Una persecuzione. Aia. Minchia, fanno male questi, eh. Oddio, raga, mo cado. Vabbè, aspettate. Oh. Ok, questo mi permette di tornare su e vabbè. Grazie, grazie tante, cioè. Ok, se vado ancora più qua. Mamma mia, raga, è immenso sto posto. Qua c'è il tizio delle mappe. Però mo non ci arrivo manco per il ca. Ma com'è possibile, ragazzi, che io non riesca ad arrivare nei vari punti? Cioè, non è possibile che io non riesca ad arrivare nelle parti. Cioè, anche perché qua non è che ci stanno molti altri modi per arrivarci. Boh, non so che dire, raga. Allora, qua comunque non ci possiamo più andare più giù. Questo è ovvio. Per cui proviamo ad andare di qua, vediamo cosa c'è. Se c'è qualcosa di utile. Porco... Di qua comunque non possiamo andare. Ci dovrà pure essere qualcosa che mi sta sfuggendo. Eccola, pure la lumaca. Pure la lumaca ci si mette. Oh... Mo mi sto innervosendo, sul serio. Non ci arrivo. Cioè, raga, non arrivo. Non arrivo da nessuna parte. Io non capisco veramente come sia possibile che io non riesca ad arrivare da nessuna parte. Com'è possibile? Cioè, arrivo soltanto nelle parti dove sono già stata. Cioè, utilissimo proprio. Raga, mi sembra normale che io non possa arrivare a salvare. Cioè, sono arrivata in un ambiente nuovo. Non ci arrivo, raga. Non arrivo là, non arrivo là, non arrivo a salvare, non arrivo da nessuna maledetta parte. Vedete, mi serve un maledetto oggetto per arrivare all'altare lì. Mi serve questo maledetto oggetto, credo. C'entra qualcosa sta a fare. E io non ci posso arrivare. Non riesco ad arrivare lì. Vediamo di qua. Vediamo di qua se c'è qualcos'altro che mi può servire. Vaffanculo, va. Te tu sorella, come sempre. Raga, no, c'ero arrivata, dai. Vabbè, che tanto per prendere questo, figuriamoci. Vediamo un po' fino a dove riusciamo ad arrivare. Per quanto possa essere utile probabilmente arrivare qua sotto, io non lo so sinceramente, ragazzi. Eccolo là, ci mancava pure il cagacazzo. Ah, qua c'è un altro enigma ambientale, perfetto, per poter procedere. Ottimo. Ah, perfetto, ottimo. La Madonna santa. Che cazzo è? Oh, ok, chiarissimo che cosa devo fare. È chiarissimo che non devo beccarlo davanti, ma da dietro, va bene. Però devo essere... ma quanto cazzo bisogna essere veloci per colpire sto pezzo di merda? Ah, sei stancato, te sei stancato, eh? Minchia, raga. Minchia, è velocissimo. Mi dà manco non mi dà manco il tempo di fare doppio salto. Vaffanculo, va. Morice. Raga, comunque mi sembra un pochettino assurdo, concedetemelo, che in tutto sto posto ci sia soltanto un luogo per salvare, ragazzi. Mi sembra un pochettino assurdo. E tra l'altro un nuovo scenario e il luogo per salvare è inaccessibile all'inizio. Cioè, mi sembra un pochettino de culo, sinceramente. Scusate, perché non è possibile. Attiviamo il piedistallo. Cosa fa il piedistallo? Ricompensa sfida. What the fuck? È sbloccata una prova dello spirito. Trova il punto di inizio e poi comincia la prova. Proprio adesso? Mi sa che proprio no. Effettivamente. Ok, procediamo di qua, ragazzi. Procediamo ancora di qua, ragazzi. Cioè, io mi faccio tutto sto nuovo scenario oggi che ho fretta. Scatto. Premi per RB per scattare in avanti anche a mezz'aria. A me adesso sinceramente non serviva scatto, regà, eh. Ah, adesso sì. Cioè, con queste cose sì, per carità.
Tieni premuto. Ah, ok, vabbè. Però poi R1 lo devo premere più volte. Ok, ma vaffan... Mamma mia, regà. Premi RB dopo un doppio salto per raggiungere una distanza maggiore. Ok, questo potrebbe essere utile. E questo sì, potrebbe essere utile. Ok. Ecco qua. Ce devo finire sulle spine, regà, mi pare ovvio. Allora, vediamo un po'. Allora, qua c'è sta sto rompipalle. C'è sta pure l'altro rompipalle. Ok, almeno questo sono riuscito ad ammazzarlo. Eccolo là, mo comincia. Ah, ha dato una bella botta, bravo. Bravo, hai fatto il tuo dovere. Ottimo. Proviamo ad andare di qua, ragazzi. Ok, bisogna avere pure un certo tempismo. Ah, qua c'era una cosa nascosta per quello. Comunque, ragazzi, cosa ho notato? Hanno inserito anche la questione delle missioni secondarie, che potrebbe essere interessante. Ok, perfetto. Almeno è buono per raggiungere posti più in alto, raga. Fatto sta che qua è tutto chiuso. Quindi probabilmente adesso quello che ci resta da fare è appunto... Aspettate, qua era chiusa la storia? No, di regola no. Cioè, raga, che fin quando io non salvo non posso muovermi. Cioè, non posso chiudere. Capite? Quindi devo riuscire ad arrivare a quel maledetto altare del cazzo. Ok, una volta fatto il doppio salto, però poi non posso rifare doppio salto dopo aver già preso lo slancio. Proviamo a tornare su, raga. Vediamo un po' se adesso è possibile. Se adesso è possibile accedere. Adesso possiamo arrivare di certo qua. Ok, adesso sì, vedete. Adesso è possibile. Parliamo con lui. La valle di Qualloc ti dà il benvenuto. Siamo nel settore del grande Qualloc, guardiano della palude. Grazie a lui le cose sono cambiate pochissimo da quando è iniziato il declino. Sì. Per 50, certo. Grazie a te. Ottimo, raga. Oh, finalmente. Ammazza. Guardate un po'. Ok, noi però per accedere di qua, ragazzi, adesso dobbiamo appunto accedere qua. È l'unica strada accessibile. È l'unica strada accessibile, è quella là. Per cui adesso deve essere possibile per forza potervi accedere. Allora, ragazzi, si è stoppata ovviamente la batteria, come avevo immaginato. Perché, ragazzi, non mi è mai successo di dover registrare così tanto, insomma, da arrivare a scaricare, porca miseria, totalmente la batteria, raga. Oggi non è giornata, mi sa, Per cui, ragazzi, dovrò concludere questo video senza la facecam. Io vi chiedo scusa per questo problema, però veramente non mi aspettavo di metterci così tanto oggi. Però pure per far durare un pochettino di più il video io devo andare qua sotto. Aspettate, raga, sono stupida, fermi tutti. Ok, io è di qua, è di là che devo andare. Ce la farò? Ce la farò, sì. Grazie per la miseriaccia, dai. Oh, e adesso? E adesso? No, non mi fate scherzi di merda, adesso che devo fa? Oh, ah, devo colpirlo con la freccia, raga. Perfetto, non credo di avere un tempo limitato. Non credo. Almeno mi auguro di no, che è quello che ci manca. Ok, perfetto. Alla fine, nonostante tutto, ce l'ho fatta, raga. Ci ho messo una vita, abbiamo dovuto esplorare mezzo mondo, ma alla fine ce l'ho fatta. Ma vaffanbello a me, mannaggia. Oh, finalmente, ragazzi. Allora, siamo riusciti finalmente a salvare la partita. Io vi ripeto che secondo me è un po' fatta male sta cosa, nel senso che il primo posto per salvare, cioè nel secondo scenario, non può essere inaccessibile così, ragazzi, nel senso che ho dovuto esplorare mezzo mondo prima di poterci arrivare. Comunque vabbè, dai, la prossima volta comunque riusciremo probabilmente a raggiungere questo benedetto Qualloc e vedremo cosa ci sarà, insomma, cosa ci saprà dire. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!